Amici ed amiche, una buona giornata a tutti da Unire TV. Ma cos'è questo qui? Oggi vi presento l'epicità. L'epicità sotto forma di videogioco, ancora una volta Atari 2006. Ancora una volta sotto il marchio di Activision che ai tempi faceva dei miracoli pazzeschi su quella macchina qua e non solo. Perché ha portato dei titoli fantascientifici, ha portato dei titoli veramente allucinanti, hanno portato dei, allora, maestri di programmazione, perché programmare su quella macchina qua e arrivare a una qualità tale con quei giochi qui, con quei titoli qui, non era né scontato né semplice, anzi, soprattutto genialate di gameplay, di divertimento, di passione che durano da più di 40 anni e continuano a durarlo ancora oggi. E ancora una volta Activision stupisce con Oink. Questo è stato un grandissimo recupero che ho fatto di recente, perché è un titolo di quelli per 2006 che avevo e volevo assolutamente recuperare. Ma voi sapete benissimo che oggi recuperare quella cosa qui, anche se il box non è in perfette condizioni, ma ragazzi miei, ho avuto lo stesso contrattato per parecchio tempo, perché costano un botto a recuperarli. Oltretutto su Atari 2006, per chi mi conosce, l'ho raccontata mille volte, avevo un sacco di roba regalata, così chissà che fine ha fatto, probabilmente in una discarica, probabilmente è andato tutto distrutto, tutto poco, cioè, ogni volta che ci penso, però pian piano sto recuperando, ma recuperare quegli oggetti qui, soprattutto boxati in quelle anche in quelle condizioni qui, non è assolutamente facile. Cos'è Oink? Oink è la storia dei tre porcellini, la conosciamo bene, portata sotto forma di videogame, tre porcellini. Allora, per chi fosse vissuto sulla Luna o su Marte fino a ieri, storia della Walt Disney, mi pare, sì, Oink, il tre porcellini, Walt Disney, diceva che sono tre porcellini che vogliono diventare indipendenti e ognuno deve costruirsi la casa, uno lo costruisce di paglia, ci impiega poco tempo, perché? Perché lui vuole dedicare il suo tempo, la maggior parte del tempo a fare i cazzi suoi, a fare le sue cose, a suonare, a fare le sue cose. Il secondo porcellino la fa di legno, ci impiega un po' più di tanto tempo a farla di quello che l'ha fatta di paglia, ma ci impiega lo stesso poco tempo e anche lui c'ha tanto tempo a dedicare al gioco, al relax, e se ne sbatte le balle dalla casa. Ma attenzione, perché c'è il lupo, no? C'è il lupo in agguato, c'è il lupo, quindi loro devono farsi una casa innanzitutto per ripararsi dalla minaccia principale che è il lupo. Il terzo maialino è il più furbo e il più intelligente e se la fa di mattoni la casa. Gli altri due maialini vanno lì e lo deridono un po' perché lui non vuole mai giocare, perché non ha mai tempo di giocare, perché è sempre al lavoro per perfezionare la sua casa. E lui dice: attenzione ragazzi, perché quando arriva il lupo sono cazzi su cui avete fatto casa del cribbio e non venite a piangere da me. Se poi succede quello che succede, loro si beffano del porcellino, dicono: ma noi il lupo, ma non ci fa una sega il lupo. Invece il lupo gli fa una sega, e come? Perché quando si presenta il lupo nella prima casettina di paglia gli dice: aprila questa porta. Il lupo dice al maialino: perché altrimenti io col mio soffio letale distruggerò subito la tua casa. Il maialino non apre la casa, il lupo si incazza, soffio letale, distrugge in un batter d'occhio la casa. Il maialino fugge dal secondo maialino che ha fatto la casa in legno. E stessa storia, il lupo dice: aprite ragazzi, perché altrimenti io mi incazzo, poi con un soffio vi sbatto giù la casa. E niente, loro non aprono, soffio del lupo, un soffio, due soffi di più di quella di paglia, ma alla fine della fiera sbatte giù la casa e i due porcellini spaventati corrono a ripararsi dal terzo porcellino più intelligente, indaffarato al lavoro che nel frattempo ha finito la casa, e si rifugiano nella casa dei mattoni. Si rifugiano nella casa dei mattoni, il lupo fa il duro, fa il grande e dice: guardate che vi sbatto giù la casa anche questa qui col mio soffio letale, qua della prova, soffia 1, 2, 3 volte. Non ce la fa perché la casa dei mattoni resiste, regge, è quella più stabile, quella più sicura, quella più forte. Quindi il lupo alla fine cerca di entrare dal camino, ma il maialino dopo la fine lo fotte, perché ovviamente il camino è acceso. E con
e quindi i due maialini si salvano grazie al terzo maialino che è stato più intelligente. Non è stessa cosa nel gioco, perché qui, per assurdo, la terza casa che andremo a vedere è quella più difficile da affrontare, ma questo sono altre storie. Ma quello che voglio farvi vedere di quel coso qua è quell'oggetto qua. Come facevano? Questo qua è uno dei più bei manuali. Io l'ho voluto completo di manuale quel gioco qua, appunto perché ricordavo questo qua aveva uno di quei manuali fantascientifici, uno dei più bei manuali mai creati nella storia dei videogiochi. Poi mi vengono a dire oggi è il digitale. Questi erano i giochi una volta col suo. Questa qui oggi dovrebbe prendere edizioni super limitate di centinaia e centinaia di euro per avere un manuale di tale bellezza. Guardate quanto è bello questo manuale qua. Nella sua rappresentazione si vede il lupo con un'impresa di distruzione che va a appunto cercare di distruggere la casa. C'è il maialino intento a costruirsi la casa di legno, e sul retro copertina è fantastico, il lupo che se ne va ha distrutto sia la casa di paglia sia la casa di legno, ma la casa di mattoni è lì bella in piedi. E questo è marchio Activision, che curava in dettaglio anche i libricini, c'è anche la parte in italiano. Ho voluto proprio prendere la versione qui, quella che avevo anche io ai tempi. È spettacolare, come spettacolare da tutto, dal manuale, ma sarà altrettanto spettacolo di giocabilità anche quello che riguarda il gioco. Oink, adesso abbasso appena appena la cam, così vediamo di dare una lettura veloce. Centriamo un attimo. Allora, i principi fondamentali, sporto anche il microfono così mi si sente meglio. L'obiettivo del gioco è realizzare il più alto punteggio possibile assistendo i porcellini nella riparazione della loro casetta, e quindi proteggendoli dal lupo mannaro. Sì, perché è un lupo mannaro questo, ma sì, questa storia è meno, era un lupo mannaro, il lupo dei tre porcellini, non mi pare. Non, però vabbè. Collega il televisore, inserisci il gioco 1, ecco qua la parte qua importante. Un giocatore controlla un porcellino, contro il lupo, due giocatori si alternano, e il gioco 3, due giocatori si alternano a controllare porcellino e lupo. Uso dei comandi della croce, sì, poi c'è anche i slot della difficoltà che andiamo a vedere nel gameplay. Poi qua ti spiega il punteggio per cominciare il gioco, ma sono tutte cose che andremo a vedere poi nel gameplay. Ma è uno spettacolo pazzesco, sia dal suo manuale. Poi c'è, guardiamo qua cosa mi dice nelle caratteristiche speciali di Oink. Tre porcellini, tre casette, ciascun porcellino difende la propria casetta. La prima casetta è costruita di paglia e pertanto è gialla, la seconda è costruita di bastoncini e marrone, la terza è fatta di mattoni e rossa. Ogni volta che perdi un porcellino devi portarti sulla casella successiva, aiutare il prossimo porcellino. Il lupo che soffia e sbuffa, sia che la tua casetta sia costruita di paglia, sia che sia fatta di bastoncini e mattoni, il lupo tenterà di distruggerla per catturare il porcellino. Con i suoi soffi potenti praticherà nella casetta diversi fori che, se non saprai tenere la sua altezza, allargheranno sempre di più, dopodiché darà la caccia al porcellino. Ebbene sì, perdite un porcellino. Se il porcellino viene colpito dal soffio del lupo, cade fino alla base del muretto e perde prezioso tempo. Se il foro è sufficientemente largo da consentire il passaggio del porcellino, il soffio del lupo lo spingerà fino al prato, dove sarà eliminato dal gioco, una fila dopo l'altra. Ogni volta che esaurisci un'intera fila di oggetti compare un'altra di maggiore valore, ma stai attento perché anche il lupo diventerà sempre più pericoloso. Sì, questa storia è legata al punteggio che va in base alla fila dei mattoni, e ogni fila ti darà sempre più punti. Se non riesci a batterlo, forma un'alleanza. Perché non allearti con un amico ed assistere il lupo nella sua campagna distruttiva?
Nella variante di gioco 3, ciascun giocatore alternativamente aiuta il lupo per 3 turni di gioco, quindi il porcellino per i 3 turni successivi. Solamente in questa seconda fase di gioco, il porcellino, sarà possibile vincere punti. Il punteggio totale di entrambi i giocatori sarà visualizzato alla fine del gioco. Guardate che bellezza. Iscriviti al club dei Yonkers Activision. Mai, mai. Ma si può ancora anche oggi. Bellissima. Se riesci ad ottenere un punteggio uguale o superiore a 25.000 punti nel gioco, avrai diritto a iscriverti nel club dei Yonkers onorari. A tale scopo prendi una fotografia dallo schermo TV per documentare questo risultato e invia con il tuo nome e indirizzo al tuo distributore Activision di zona. Provvederemo a spedirti il distintivo ufficiale di Yonkers. No, voglio il distintivo ufficiale di Yonkers. Interessante. No, 25.000 punti in realtà è molto facile da raggiungere. E poi qua c'è come conseguire l'abilità necessaria per diventare soci. Suggerimento a cura di Mike Lawrence, creatore di Oink. Mike Lawrence è entrato per parte del team di progettisti Activision in gennaio del 1982. E con vero piacere che presentiamo la prima realizzazione per Activision di questo esperto progettista. Quando aiuti i porcellini devi sapere reagire con prontezza, ma anche con calma. Ti renderai conto ben presto che per conseguire i risultati desiderati il tuo porcellino non ha affatto bisogno di correre in giro come fosse nato. Assicurati invece che il foro non si allarghi mai a tal punto da permettere il passaggio del porcellino. Quando vedi che si espande devi immediatamente riempirlo con alcuni oggetti. Cioè, questi qua sono documenti importantissimi, per quello che è importantissimo avere il fisico, secondo me, perché è bellissimo proprio leggerlo dal manuale e tutto. Tieni il porcellino nella sovrastante riserva di rattoppi per rapido accesso. Ti accorgerai che non occorre posizionare il porcellino immediatamente sotto all'oggetto da afferrare, ma basta trovarsi nelle sue vicinanze. Non prendere l'abitudine di premere il pulsante rosso una volta per afferrare l'oggetto, una seconda volta per mollarlo. È assai più efficace premere il pulsante per prendere l'oggetto, quindi tenerlo premuto non appena avrai spostato il porcellino. Potrai rilassare il pulsante e collegare l'oggetto alla posizione desiderata. Se d'altro canto preferisci aiutare il lupo, dovrai invertire la tua strategia in altre regole. Il tuo compito sarà quello di aprire un varco più largo possibile. Nota che esistono 3 strati di oggetti. Se riesci a sofferne via uno, non spostarti, perché sei già nella giusta posizione per spazzare via gli altri 2. E tieni d'occhio il porcellino. Se vedi che si avvicina al nuovo foro, eliminalo anche lui. Sia che tu aiuti i bravi porcellini che il lupo malvagio, la chiave del gioco resta sempre l'allenamento. In ogni caso, se avrai tempo di interrompere il gioco per qualche istante, non esitare a scrivermi 2 righe. Non vedo l'ora di ricevere tue notizie. Spettacolo, 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 veramente spettacolo. Oink, Activision, Atari 2006. Capolavoro d'eleganza, ne vedremo. Ah no, c'è ancora qualcosa, ne vedremo tanti, perché ne ho recuperati tanti di Activision, anche alcuni che non. Questo, guardate che questo è il catalogo dei capolavori Activision dei tempi. Quindi Kingston Key per Oink, questi ce li ho, il primo no, non ce l'ho ancora. Andiamo a vedere Enduro è uno dei prossimi che vedremo, perché ragazzi, un altro titolo pazzesco Enduro, un altro capolavoro, uno dei più bei racing game di tutti i tempi, non solo per Atari 2006, per giocabilità, questo sì. Robotanks, anche questo l'ho già recuperato. Pitfall, Megamania no, non ce l'ho, neanche l'altro. Grandissimo Rider Raid. Spider Fighter, sia questi ce l'ho già tutti. Chopper Command. Star Master no, e neanche
Van Storning. Kaboom, mamma mia, Kaboom, un altro capolavoro d'eleganza, copiato in mille salse. Anche Laser Blast è molto 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 bello. Fashion Derby ce l'avevo, ma non nell'originale Activision, ma in una cartuccia dove erano presenti 32 giochi, mi pare, insieme anche a Boxing. Ma questi qua sono mamma mia, che spettacolo, grandissimo tennis, grandissimo il gioco del tennis. Quello dello sci non ce l'ho mai avuto, non ce l'ho neanche, neanche come quello dell'hockey. Bellissimo anche Dragster, come bellissimo Grand Prix, ma il migliore rimane comunque Enduro, Bridge non ne ho la più pallida idea, non ho mai giocato, mamma mia. Activision for Intellivision, che spettacolo ragazzi, che spettacolo. Un manuale spettacolare, eh? Due manuali. Questo è quello che dobbiamo fare ancora oggi nei giochi, no? Ma quale digitale? Spettacolare, spettacolare. Quindi adesso sono diluncato abbastanza, ma Oink lo merita merita veramente. Questo è altro tempo, andremo a farci anche una bella partita. E poi ci sarà anche un'aggiunta nel canale di JoJo, ma dopo lo dirò nel gameplay, perché io farò la mia partita, poi ci sono i ragazzi che vogliono sfidare il maestro Oink. Tra un secondo andiamo a vedere il gioco.